Il pesce dal mare direttamente sulla tavola fino ai banchi di scuola. La filiera della pesca è stata al centro della visita a Viareggio della vicepresidente della Regione Toscana e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi. Prima tappa la cittadella della pesca, struttura che raccoglie le sei cooperative della pesca presenti sul territorio. Stiamo lavorando molto come Regione Toscana nella valorizzazione dei nostri prodotti e delle nostre eccellenze. Ce ne sono tante, il pescato delle nostre coste è uno di questi. Qui dentro poi ci sarà anche un luogo per degustare perché ci sarà un ristorante, un bar, quindi un luogo direi di grande attrattività e di sviluppo e di crescita anche culturale. La cittadella della pesca è stata finanziata tramite fondi regionali e comunitari del FEAMP 2014-2020. Qui arriverà il pesce appena pescato, che poi sarà abbattuto, confezionato e messo sotto vuoto per poi essere congelato. Noi siamo convinti che questa struttura possa diventare una delle eccellenze più importanti della Toscana, sia dal punto di vista della pesca, ma anche come attrattiva turistica per il chilometro zero. Noi lo chiamiamo metro zero perché il pesce arriva praticamente a pochi metri dall'asta, dove ci sarà l'asta, dove ci saranno le celle frigorifere, dove si potrà consumare e acquistare il pesce, ma non solo questo, anche tutta la filiera agroalimentare sarà qui un punto. Per loro sarà un punto di riferimento. In Toscana sono circa 1.500 lavoratori del comparto, con una produzione annua di 11.000 tonnellate di pesce. Per questo la regione a giugno lancerà 5 bandi per oltre 2 milioni di euro in aiuto del settore ittico. Andranno a sostegno delle flotte, dei pescatori che andranno a sostegno dell'acquacoltura, delle imprese che faranno acquacoltura, delle imprese che fanno trasformazione ittica, ma anche a sostegno di quelle aziende che a causa della pandemia si sono dovute trasformare. Per esempio, sosterremo con questi bandi l'acquisto anche di furgoni frigo per la consegna del pesce direttamente a domicilio. Poi Saccardi ha fatto visita al centro di trasformazione e lavorazione del pesce, dove le cooperative gestiscono, preparano anche il pesce per le mense, tutto etichettato e tracciato. Il laboratorio collabora con 10 comuni, dalla Verzina fino a Firenze, nell'ambito del progetto Mangiare Locale, che coinvolge scuole materne e scuole primarie.